Invertita la tendenza, prima il Pescara segnava nei minuti finali che invece ultimamente si stanno rivelando fatali. Nelle ultime 10 partite, 11 Coppa Italia compresa, appena 2 successi soffertissimi contro Fermana e Olbia e solo 11 punti conquistati, 10 invece nelle prime 4. Mancano tante cose, ad esempio i gol di quelli che avrebbero dovuto essere i cannonieri della squadra, ovvero Galano e Dursi, finora un solo centro in 2. La stagione può avere ancora un senso, a patto che si lavori da subito per darglielo. Questo significa vivere alla giornata, cercare di ottenere il massimo da ogni turno di campionato. Del resto è inutile e fuori luogo pensare ad altro. La differenza di rendimento con le prime è piuttosto marcata. La capolista reggiana tuttora imbattuta, 9 vittorie e 5 pareggi. Il Modena 6 successi consecutivi, 8 nelle ultime 9. Il Cesena 8 vittorie e 5 pareggi, una sola sconfitta. E poi l'Entella 3 successi di fila, 5 risultati utili. Ripetiamo, vivere alla giornata diventa una necessità. Domenica prossima trasferta di Pontedera, dove contro il Montevarchi lo scorso 19 settembre il Pescara ha conseguito l'ultima affermazione esterna. La soluzione Zappella-Mezzala è più di una idea. L'ex Cesena, rimasto a guardare per scelta tecnica nelle ultime 3 partite, Coppa Italia compresa, potrebbe davvero rimpiazzare lo squalificato Mimouchai. In questo caso panchina per Diambo. Scontata la conferma del centrocampo a 3, davanti probabile l'impiego del tandem De Marchi-Ferrari. Il Pontedera sarà invece privo dell'esperto difensore argentino Marcos Especie, fermato per un turno dal giudice sportivo. Di nuovo a disposizione l'attaccante Mouton. Sistema di gioco 3-5-2, 18 punti in classifica, di cui 14 conquistati in casa, dove i toscani hanno fermato la reggiana 2-2 e battuto l'Entella 2-1. Occhio a Simone Magnaghi, re dei bomber del girone con 10 gol per il classe 93, scuola Atalanta ex Teramo. Si tratta della stagione più prolifica. In estate era tra gli obiettivi di mercato del club biancazzurro. Nel Pontedera milita il 21enne pescarese Francesco D'Antonio, terzino sinistro, ex Renato Curi e Giulianova. C'è anche Gianluca Barba, classe 95, nell'estate 2015. Il centrocampista scuola Atalanta fu acquistato dalla Delfino nell'ambito dello scambio col club orobico che si assicurò l'allora 18enne Denis Di Rocco. L'ultima curiosità è legata al tecnico Ivan Maraia, 53 anni, ex vice di Indiani, quinta stagione alla guida dei toscani. Già calciatore del Pontedera del tecnico Francesco D'Arrigo, che il 6 aprile 1994 sconfisse l'Italia di Sacchi in un test di preparazione al mondiale americano. Nelle immagini i gol di Rossi e Aglietti, attuale allenatore della Regina, per gli azzurri Daniele Massaro. Una squadra di C2 fu capace di ribaltare ogni logica.